Sapete, dopo averci riflettuto a lungo, sono arrivata alla conclusione che la maggior parte delle persone guarda i primi 30 secondi del video e poi lo leva. Quindi, per ovviare a questo problema, ho deciso che passerò 30 secondi in silenzio per far sì che tutte le persone che non vogliono guardare il video vedano un altro video o continuino a scrollare. Quindi rimarrò per qualche secondo in silenzio affinché solo quelli che vogliono sentire cosa ho da dire rimangano. Perfetto, per quelli che ci sono ancora e evidentemente siete veramente interessati, vi premierò leggendovi alcune delle cose che ho scritto oggi, dopo aver avuto un confronto acceso con la mia compagna, e mi ha fatto da specchio facendomi vedere alcune cose che ancora oggi ho difficoltà a fare e che probabilmente anche voi avete difficoltà a fare. Quindi facciamo così. Io le ho scritte per tutti, le ho scritte per me stesso e se guardate dentro di voi sono sicuro che si applicano anche a voi un pochino. Quindi se trovate anche solo qualcosa utile oggi sarà comunque valsa la pena. Ho scritto questo: non nascondere mai ciò che non ti piace. Non nascondere mai ciò che non ti piace. Lasciatelo entrare un attimo questa cosa, perché io potrei anche continuare a leggere e continuerò a leggere, ma ragionate un attimo se voi lo fate. Se siete onesti con voi stessi, quando una cosa non vi piace, quando qualcuno vi dice qualcosa che non vi piace, che vi ha offeso, che semplicemente non vi è piaciuta, vi ha fatto sentire delle emozioni negative e non l'avete detto, questa frase dice: non nascondere mai ciò che non ti piace. Perché nascondendo ciò che non ti piace non stai permettendo all'altra persona di capire come sei, di capire cosa non ti piace e quindi cosa ti piace. Quindi se tu sopprimi e non comunichi all'altro o agli altri ciò che non ti piace, non puoi aspettarti che loro smettano mai di farlo, perché non sanno neanche, sono totalmente all'oscuro del fatto che non ti piaccia. Quindi poi ti ritrovi a autocostringerti a stare con persone che fanno cose che non ti piacciono e continueranno a farlo e continuerai a non dirglielo. Stessa cosa nella relazione in cui sei, o con i tuoi genitori, o con i tuoi amici, o con i tuoi parenti. Quante volte dicono o fanno delle cose che non ti piacciono e non glielo dici? La domanda è: di cosa hai paura? Perché avere paura a essere autentici e a dire ciò che si prova significa avere paura di vivere in realtà. Perché se delle persone dovessero avere delle reazioni al fatto che stai dicendo che qualcosa non ti è piaciuto, non gli stai chiedendo di cambiare, attenzione, non gli stai urlando di smettere o di cambiare, o non gli stai facendo sentire in colpa o cercando di farli vergognare, non stai cercando di manipolarli a smettere. Stai semplicemente dicendo che una cosa non ti piace e dici anche il perché. Alla stessa maniera, allo spettro opposto, ho scritto: di conseguenza, non nascondere mai le piccole gioie che provi, non sminuirle, non vergognarti a far vedere che qualcosa o qualcuno ti sia piaciuto, diglielo subito. Molte volte per orgoglio, per imbarazzo, per incapacità, non diciamo e non facciamo vedere esternamente le emozioni positive che proviamo. Se proviamo gioia di aver ricevuto un complimento, oppure se proviamo felicità nel fatto che qualcuno ci ha fatto notare qualcosa di bello di noi o qualunque altra cosa, molte volte trattiamo noi stessi con vergogna, imbarazzo e non mostriamo questa gioia esternamente, perché ci vergogniamo di essere contenti. Quante volte vi siete vergognati
o avete nascosto la vostra contentezza per imbarazzo, per vergogna. Sono sicuro che almeno una volta o tante volte, come me, l'avete fatto. Ognuno di noi può rappresentare un punto di vista del Creatore, ma tale punto di vista è reale solo quando è libero da costrizioni. Significa che nel momento in cui noi mettiamo delle catene a esprimere ciò che siamo, a dire che alcuni lati vanno bene e altri no, che possiamo mostrare questo ma non possiamo mostrare quello, stiamo mettendo in prigione il Creatore e la sua libertà di esprimersi. Stiamo mettendo dei limiti a una entità che dei limiti non ne ha. Cosa genera questa cosa? Genera sofferenza. Matematico. Se ostacoli, anche parzialmente, la tua libera capacità di esprimerti, se non ti esprimi per qualcuno, per qualcosa, o per evitare una reazione, o per evitare qualcosa che non vorresti, stai dicendo che la paura di quell'avvenimento, di quella reazione, di quella cosa, ciò che ti impedisce di accettare qualunque cosa e di capire che è più importante nella scaletta, è più importante che tu ti esprima liberamente, prima di tutto il resto. Quindi priorità numero uno, libertà di essere me stesso. Non esiste nient'altro che si mette sopra a questo. Nessuna persona, neanche vostra moglie, marito, fidanzato, padre, nessuno, nessuna persona, nessuna cosa può togliermi dal primo posto delle mie priorità il fatto che io debba assolutamente essere autentico e dire e fare ciò che sono in maniera totale. Quando questa è la priorità, tutto il resto viene di conseguenza. Se una persona non appartiene alla vostra vita, ma la state tenendo nella vostra vita, mascherando ciò che siete o ciò che pensate o ciò che provate realmente, quindi vi state trattenendo per poter avere quella persona nella vostra vita, mi dispiace per voi, ma state imbrogliando sia loro che voi stessi. State tenendo qualcosa che, se sapesse cosa provate o cosa siete, se ne andrebbe. È una trappola. Non state lasciando la libertà all'altra persona di vedervi nella vostra interezza e quindi anche lasciargli la libertà di rifiutarvi e di andarsene se non gli piace quello che vede. Vi state mutilando per essere accettati e soprattutto state chiedendo di essere accettati per ciò che non siete. Non so se è chiaro. È veramente una cosa malsana. Perché anche se l'altro vi accetta, ma vi sta accettando per qualcosa che non siete, perché vi siete modificati o vi siete trattenuti per essere accettati. Se una cosa ti ferisce, non coprire il fatto che sei ferito. Non passare alla rabbia, non parlare di altro, non sdrammatizzare o riderci sopra, non dissociarti, non distrarti. Stai esattamente così come ti ha fatto sentire. Non provare vergogna nel mostrare come ti ha fatto sentire. Non sostituire l'emozione reale che provi con un'altra che tende a cambiare, sminuire o sdrammatizzare come effettivamente ti ha fatto sentire. Non ci deve mai essere una lista di emozioni approvate e altre che non sono ok. Tutte le emozioni devono essere espresse nel modo più autentico e vulnerabile possibile. Immaginate di non avere alcun controllo su ciò che l'altro dirà o farà. Anzi, immaginate di non sapere minimamente cosa l'altro potrebbe dire o fare. Concentratevi interamente su come vi sentite voi e su come vi esprimereste se dall'altra parte non ci fosse nessuno a giudicarvi, a osservarvi. Non ci resta quindi che essere presenti con noi stessi finché l'emozione che proviamo viene accettata dentro di noi in maniera gentile e compassionevole, osservandola finché non passa e finché un nuovo pensiero emerge. Se ci vergogniamo a mostrarci o a dare amore agli altri o a mostrare la nostra vulnerabilità, ci stiamo privando dell'esprimere ciò che siamo. Vergognarci di essere noi stessi significa vergognarci di essere vivi. Se abbiamo paura di amare, abbiamo paura di vivere. Non si può vivere una vita a metà, facendo vedere solo la metà
degli aspetti di noi stessi e sperare che possiamo essere felici interamente. Se mostri solo la metà, potrai essere solo per metà felice. Finché sei focalizzato su ciò che può o non può apparire di te, non riuscirai mai a vedere neanche gli altri con lucidità. Sarai sempre condizionato da ciò che tu stai proiettando su di loro e da come tu stai cercando di controllare il modo in cui loro ti vedono, percepiscono o ciò che pensano di te. Invece, la tua totale autenticità e vulnerabilità permette agli altri di vederti completamente. Permette anche a te di vedere l'altro completamente e di vedere quindi come ti tratterebbe e come ti tratta nel momento in cui non c'è nessun tipo di protezione, di difesa, di manipolazione, di illusioni, di bugie, di rabbia. Quando non c'è niente a ostacolare la tua totale vulnerabilità e accettazione di ciò che è, e così permettendo all'altro di essere se stesso in tutti i suoi limiti, in tutte le sue disfunzioni, anche se dovesse farti del male. Se non vivi nella totale accettazione e vulnerabilità di te stesso, stai vivendo un'intera vita scegliendo di guardare la vita attraverso una lente sporca. La domanda che sorge spontanea è: come si fa a capire qual è il lato di noi stessi più autentico di tutti? Semplice. Quello che ci vergogniamo di più a mostrare. Quello più vulnerabile di tutti. Quello che ha più paura di tutti. Quello che è più difficile di tutti da mostrare. Che mostriamo a quasi nessuno o nessuno. Molto spesso ce ne siamo persino dimenticati. Una persona che ti ama è naturalmente sintonizzata su di te. Non sa teoricamente ciò che provi. Invece lo prova anche lei. Lo prova esattamente mentre lo provi tu, come lo provi tu. Perché è talmente sintonizzata su di te e sulla tua realtà da riuscire ad avere l'abilità di farla propria e di provare le stesse emozioni che provi tu mentre le provi tu, osservando la vita così come la osservi tu. Una persona che ti ama totalmente e che è priva di paura verso di te e che è totale accettazione verso di te saprà in qualunque momento uscire dalla propria prospettiva, per quanto diversa possa essere dalla tua, ed entrare interamente nella tua prospettiva, guardando la realtà con i tuoi occhi, per poterti capire da dentro in maniera totale. E lo farebbe e lo farà, persino quando farlo significherà provare lo stesso tipo di dolore che provi tu. Anzi, finché non sceglie di entrare nella tua prospettiva e sentire il tuo dolore come proprio, e smettere di trattare il tuo dolore come qualcosa di esterno a se stessa, come qualcosa che non la riguarda, finché non fa questo, non è capace di darti l'amore che meriti. Prima di poter dare qualunque tipo di aiuto a qualcun altro, bisogna avere la capacità di accogliere e di validare e di accettare che il modo in cui l'altro vede gli eventi è altrettanto reale quanto il nostro, per quanto diverso possa essere. Quindi, trattare la verità e il punto di vista dell'altro con lo stesso tipo di rispetto che si ha per la propria verità, anche se si possiede una verità o un punto di vista migliore o qualitativamente più completo. Non sempre o quasi mai si può fornire ad un'altra persona una lista di verità che lui ignora e sperare che riesca ad accoglierle così come gli vengono presentate. Ci vuole sempre un processo interiore di comprensione graduale per arrivare a capire che le conclusioni sono proprie, non sono state fornite da una fonte esterna. Un vero maestro non dà mai la risposta definitiva in maniera esplicita e diretta, specialmente quando possiede tale risposta. Il vero maestro si limita a fare le domande giuste affinché la persona si faccia le domande giuste e che deduca da sola gradualmente la risposta corretta.